Ciao Vincenzo, buonasera. Buonasera a tutti. Sono con Vincenzo Volpe, lo chef del Toscanaferro. Vincenzo, oggi parliamo di melanzane. La melanzana è un ottimo prodotto, noi la usiamo molto nei nostri orti, coltiviamo in questo momento la melanzana lunga nera e quella bianca. Molto buone, molto saporite, ci sono varie tipologie di melanzane. Per esempio noi appunto usiamo la lunga nera e la bianca, che sono secondo me quelle più adatte al lavoro che poi noi andiamo a fare. La melanzana lunga è molto saporita, molto buona, ottima per fare un buon pesto di melanzane piuttosto che un buon ripieno per un tortello, per fare una parmigiana anche. La melanzana bianca è un po' una chicca, è un po' quello che se io vado al ristorante mi piacerebbe trovare, nel senso che è una cosa nuova, è una cosa che è molto saporita, ha un sapore molto intenso, ha pochissimi semi e poi quando la si vede si rimane di stupore e diciamo che è molto d'effetto, ecco. Senti, ovviamente i modi per cucinare nella nostra tradizione la melanzana sono tantissimi, parliamo soltanto delle melanzane fritte. Ti chiedo, diciamo, due piccoli suggerimenti. Intanto su quale scegliere, ad esempio se vogliamo fare la parmigiana un pochino più pesante, meno light, con la parmigiana fritta, oppure anche da mettere sulla pasta in una nostra norma casalinga. Allora, diciamo che per quanto riguarda fare il fritto, facciamo un preambolo. Le melanzane a volte hanno il brutto vizio di essere amare. Cosa succede? Che noi possiamo un po' attenuare questo amaro con semplicità. Possiamo affettare le melanzane e lasciarle un po' a bagno nel latte. In questo modo qui si attenua un po' la nota amara. Cosa succede? Che è un vantaggio per noi averle messe nel latte, in quanto possiamo semplicemente metterle nel latte, passarle nella farina e friggerle direttamente, oppure latte, farina, latte un'altra volta e friggerle. Avremo una crosta molto croccante e sottile e vedrete che vi darà degli ottimi risultati. Per fare una parmigiana, diciamo un pochino più leggera, o per una norma più leggera che prevede la melanzana fritta, ora cosa succede? Che la melanzana assorbe molto i grassi, i liquidi in generale, assorbe molto. Ora noi cosa possiamo fare? O semplicemente grigliarla, quindi bypassiamo la frittura con la griglia, la grigliamo un pochino e quindi facciamo una parmigiana con le melanzane grigliate. Se proprio volessimo essere al massimo della leggerezza, possiamo salarle e farle, come dire, spurgare, si dice in gergo tecnico, in modo che tiri fuori tutta l'acqua. A quel punto è molto morbida e la cottura in forno che andrebbe a fare con tutto il condimento basterebbe per cuocerla. Per fare la norma possiamo, invece che friggerla, saltarla in padella, una saltata molto veloce. Io consiglio l'origano fresco ci sta veramente bene, è una nota che sicuramente darà soddisfazione anche ai vostri commensali. Per quanto riguarda la tipologia di melanzana, si può andare sulla lunga nera classica. Io consiglio di non prendere melanzane particolarmente grosse, perché sono più ricche di semi, un pochino più, come dire, spugnose, ecco. Può andare benissimo anche una melanzana viola rotonda, che sono un pochino più carnose, un pochino più al palato, un pochino lasciano un pochino più soddisfazione, un pochino più di mordente, un pochino più di callosità. Sono molto saporite entrambe e vedrete che vi daranno molta soddisfazione. L'unico accorgimento che si può dare è che con la melanzana rotonda viola la pelle è leggermente più dura. Quindi può dare un po' noia questo fattore, però è anche vero che le melanzane vanno consumate come la natura ce le fornisce. È inutile andare a prendere una melanzana e togliergli la pelle, andiamo a prendere una zucchina, la pelle non ce l'ha, sicuramente sarà più morbida. Ecco, questi sono, diciamo, degli accorgimenti che uno può
adottare in cucina. Perfetto, i prodotti dell'orto ormai si trovano in tutto l'anno, però questa è la stagione delle melanzane, quindi io stasera sicuramente assaggio la norma che ci hai suggerito. Mi auguro che i nostri lettori trovino altri spunti. Ciao Vincenzo. Ciao, e grazie. E arrivederci a tutti.